L'associazione I Nostri Figli, con l'imminente arrivo del Natale, organizza dal 18 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, presso i giardinetti di Trinità di Sala Consilina, il Villaggio Incantato, allo scopo di ricreare la vera atmosfera natalizia. Saranno presenti i mercatini dei vari comuni del Vallo di Diano, che serviranno a dare il giusto valore alla produttività locale, gastronomica e artigianale. Una tendostruttura, collocata all'interno del villaggio, calda e accogliente, servirà ad ospitare attività ludiche, ricreative e sportive per i bambini di ogni fascia d'età. In una seconda parte della giornata, la stessa avrà la funzione di accogliere i visitatori che vorranno apprezzare la buona arte e l'ottima musica di produzione locale. Non mancheranno durante l'arco delle serate artisti dello spettacolo nazionale e tanti ospiti. Luci, colori e suoni natalizi faranno da contorno a questo incantevole villaggio, che si presterà ad essere scenario di video e fotoricordo dei visitatori, con l'ufficio postale di Babbo Natale per spedire le letterine direttamente al Polo Nord, la banca dove tutti potranno avere il magico natalino, la magica fabbrica di Babbo Natale, il grande archivio dei buoni e dei cattivi e tante attrazioni per i più piccoli, il trucca elfo, la stanza dei racconti, la baby dance e il magico giardino degli elfi. Il Villaggio Incantato apre le porte il giorno 18 dicembre dalle ore 20 alle ore 24 con la serata inaugurale. Il 24 dicembre Babbo Natale consegnerà i regali in persona. Il 25 dicembre mattina il Villaggio Incantato si sposterà nel reparto pediatria dell'ospedale di Polla a portare doni e sorrisi ai piccoli bimbi ricoverati, mentre il 31 dicembre cenoni di fine anno. Questa è solo una piccola anticipazione. I mercatini e tanti spettacoli all'insegna del divertimento e della magica atmosfera del Natale vi aspettano tutte le sere dal 19 dicembre al 6 gennaio presso i giardinetti di Trinità di Sala Consilina.